Buongiorno ragazze, eccomi finalmente tornata con uno dei video più richiesti in assoluto, la morning routine. I video routine so che vi piacciono sempre molto, quindi sono stata molto contenta di essere riuscita a registrarne uno dopo tanto tempo. Comunque, la prima cosa che faccio la mattina, ovviamente dopo essermi svegliata, è quella di coccolare un po' Gioia, perché sapete che da quando ce l'ho si è abituata a dormire nel letto insieme a me o insieme a Mesty quando dormiamo appunto insieme, e quindi la mattina le coccole sono d'obbligo, quindi mi sveglio un pochettino con lei, stacco il telefono dal caricatore perché ovviamente tutte le sere lo devo caricare e poi vado in bagno a lavarmi il viso. La prima cosa che devo fare assolutamente la mattina è lavarmi la faccia perché sennò resto rintontita per tutta la giornata. E sto utilizzando da tanto tempo questa schiuma, questa mousse detergente di Sephora agli agrumi che è infinita, la sto usando davvero da un sacco di tempo e non finisce mai. L'adoro perché fa davvero tanta schiuma, quindi riesco a pulire per bene tutto il mio viso andando in profondità. Dopo aver fatto questo, vado in cucina a fare colazione. Ultimamente sto adorando fare il cappuccino nella macchina del caffè, anche perché è molto più veloce, in 30 secondi ho il mio cappuccino pronto senza star lì a spadellare troppo. Sicuramente è molto più veloce e devo dire che comunque mi piace tanto. Non fa la schiuma come sono abituata solitamente, però sono contenta della sua velocità, insomma. E dopo mi metto sul divano quando posso farlo. Mi piace rilassarmi sul divano, se invece sono di fretta bevo praticamente il cappuccino mentre mi sto vestendo, ma in questo caso avevo un po' di tempo e quindi mi sono rilassata sul divano. Questa settimana ero in ferie, quindi totale relax. Come tutte le mattine non rinuncio a un succo di frutta, mi dà proprio la carica, un bel bicchierone, mangio qualche biscotto al cioccolato e insomma mi rilasso così. Guardo ovviamente i social, quindi Instagram, vedo se ci sono delle mail a cui devo rispondere. Ancora mi diverto con Gioia perché lei sempre puntualmente vuole divertirsi, vuole giocare, vuole farsi coccolare e quando c'è da mangiare è sempre lì pronta a chiedere qualcosina. Ovviamente in questo caso non le potevo dare niente. Comunque le coccole non mancano mai. Dopo essermi rilassata per una decina di minuti, un quarto d'ora, arriva il momento della skincare routine. Ultimamente però la mattina sono abbastanza pigra, quindi mi metto soltanto un po' di crema idratante, metto questa lozione di Darfen, che è praticamente un siero antimacchie, lo sto utilizzando ormai da 2 mesetti, lo metto sia la mattina che la sera, devo dire che ho visto degli ottimi miglioramenti. E poi passo come ultimo step al contorno occhi, sto utilizzando questo nuovo prodotto, si tratta di un brand coreano, inoltre mi hanno dato il 15% di sconto che vi lascio scritto qua sotto se volete approfittarne. Lo vado ad applicare appunto sulla zona del contorno occhi e mi piace molto perché oltre che idratare e nutrire questa zona va anche a illuminarla. Dopo ovviamente mi devo lavare i denti, assolutamente. Poi passo finalmente al make-up. È finita l'estate, quindi mi trucco un pochettino di più, metto un fondotinta comunque molto leggero, questo di Benefit, su tutto il viso. Poi passo al correttore, utilizzo un correttore di Benefit, che comunque è abbastanza leggero anche questo, e lo metto sulle occhiaie. Un po' di burro cacao sulle labbra, giusto appena appena. Sistemo un pochettino le sopracciglia con il Gimme Brow, sempre di Benefit. Vado a scaldare leggermente l'incarnato con questo bronzer di Puro Bio che mi sta piacendo un sacco, tant'è che lo sto utilizzando davvero da tanto tempo, è diventato uno dei miei bronzer preferiti. Poi sulla palpebra, come se fosse un eyeliner, metto un ombretto marrone, ovviamente mascara sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori, poi un pochettino di blush, utilizzo questo di Puro Bio e poi ovviamente non può mancare l'illuminante. In quest'ultimo periodo sto utilizzando questo illuminante di Pixi che mi piace davvero molto e poi vado a toccare ancora le labbra con un po' di burro cacao per idratarle e voilà, il make-up è pronto. Dopo vado, dopo essermi tolta il pigiama e essermi vestita, porto a fare una passeggiata ai miei cagnolini e poi arriva il momento dello shopping. Qua mi vedete già a casa nuova, pollice in su se siete curiose di vederla. A casa nuova mi sono cambiata look per andare a fare un po' di shopping proprio per la casa. Sono stata alla Maison du Monde, ho preso giusto qualcosina. Adoro questo negozio perché ci sono un sacco di cose belle, particolari a prezzi abbastanza accessibili e di questo stile. Oltre a Maison du Monde non conosco altri negozi, quindi se ne avete da consigliarmi scrivetelo qua sotto nei commenti. E poi torno a casa nuova a sistemare tutte le cosine che ho acquistato. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto come sempre compagnia. Mettete un bel pollice in su per supportare il canale. Se volete vedere altri video di questo genere, iscrivetevi per non perdere tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione. Ciao.